costiera amalfitana, punteggiata da preziose ed affascinanti cittadine, con il suo verde, i suoi limoni, le sue rocce di ginestre, le sue ville, i suoi profumi, paesaggi dall'incomparabile bellezza, binomio di mare e monti, baie, scogliere, insenature, strapiombi ed ancora rupi scoscesi a picco su un mare azzurro e limpido che fa da contrasto alla verde macchia mediterranea che colora i pendii. Suggestivi luoghi dove natura e storia si fondono per creare una magica atmosfera che affascina i visitatori di tutto il mondo. È incantata la collocazione di Amalfi, nel cuore della divina costa, aggrappata al suo declivio, abbracciata da cielo e mare quasi come sospesa tra le falde dei Monti Lattari. Le sue casette, la sua pittoresca trama di vicoli e scale, si aprono generosi attorno ad una piccola piazza, dove domina maestoso il Duomo di Sant'Andrea. Fulgidi i suoi trascorsi di Repubblica Marinara, quando ricca e popolata, Amalfi intratteneva traffici attivissimi con l'Oriente, sorprendono per fascino gli arsenali e la Valle dei Mulini. Superata Amalfi, dopo solo 4 km in direzione di Positano, un piccolo agglomerato urbano, Conca dei Marini, altro splendido comune costiero. In un rigoglioso giardino, nel verde degli orti, tra olivi, limoni e carrube, decine di case imbiancate a calce, dalle tipiche cupole, si arrampicano sul costone. Come adagiate lungo la collina dominata dalla chiesa di San Pancrazio e nei limoneti intorno alla chiesa di Sant'Antonio. Poi il Borgo Marinaro, scorcio panoramico di meravigliosa armonia, arroccato in una incantevole ansa marina. Di notevole interesse storico, Conca, all'epoca della Repubblica Amalfitana, fu fiorente centro marittimo e commerciale dotato di una attrezzatissima flotta. E la baia di Conca serba un magnifico tesoro, la Grotta dello Smeraldo, considerata per bellezza e suggestione la gemma della costiera. È possibile raggiungere la grotta percorrendo la statale 163 in direzione di Positano. Al chilometro 26,4 della Amalfitana vi è un ampio spiazzo che si affaccia su Conca dei Marini e che sormonta appunto la Grotta dello Smeraldo, alla quale si accede mediante un ascensore. Oppure scegliere di giungervi via mare, utilizzando i battelli che dal molo di Amalfi effettuano un panoramico giro sotto costa, ideale per godere al meglio della incantevole riviera. Per ammirare da una prospettiva unica nel suo genere il fascino dell'imponente promontorio del Capo di Conca, proteso in acque profondissime e sormontato dalla Torre Bianca, fatta erigere nel 1563 dal viceré di Napoli Don Pedro de Toledo. A destra del promontorio, nella bellissima baia, l'acqua assume le tonalità più fantastiche del verde e dell'azzurro, colori senza eguali che si saltano nella magnifica grotta. La Grotta dello Smeraldo venne scoperta nel 1932 da un pescatore di Vettica Minore, Luigi Buonocore. Ha una cavità di circa 30 metri per 60 ed un'altezza di circa 24 metri nei punti più elevati. Un tempo questa antichissima caverna era all'asciutto e, solo grazie ai movimenti bradisismici, è stata invasa dall'acqua. Il mare che confluisce nella grotta assume un intenso tono di smeraldo grazie alla luce che, filtrata, penetra all'interno di un varco che, a circa 4 metri sotto il livello dell'acqua, esce sul golfo.
Particolarmente suggestive sono le colonne stalagmitiche che fuoriescono dall'acqua raggiungendo oltre 10 metri di altezza. Di grande fascino è l'originale presepe subacqueo in ceramica posto sul fondale nel 1956. La Grotta dello Smeraldo, superbo antro invaso dal mare, con quella insolita e straordinaria colorazione assunta dall'acqua, le sue uniche e incomparabili sfumature dai toni brillanti del verde e dell'azzurro, regala la magica atmosfera di uno scenario raro e sorprendente, straordinario, ineguagliabile.